Continua, amici miei, il nostro focus su quella zona bellissima che è l'Etna. Si tratta di un vero e proprio parco giochi per noi appassionati di vini, perché solo lì ci sono delle caratteristiche microclimatiche di terroir in generale che danno la possibilità a produttori talentuosi, come ad esempio Benanti, di proporci nel bicchiere dei veri e propri tesori enologici. Tipicità, eleganza e carattere sono gli obiettivi, i capisaldi con cui l'azienda Benanti produce vini che sono molto personali, molto di carattere appunto. Abbiamo visto una settimana fa quel bianco strepitoso che è stato il Pietramarina e oggi andiamo ad approfondire una delle sue selezioni. Benanti produce delle selezioni sulle singole contrade e oggi parliamo della contrada Monteserra 2018. Siamo appunto nella contrada Monteserra, nel comune di Via Grande, 400-450 metri sul livello del mare, 100% nerello mascalese, vigne esposte a sud-est e coltivate ad alberello. Queste sono le caratteristiche principali. Poi c'è da dire che i terreni sono sabbiosi, ma hanno anche una buona matrice di ciottoli, quindi tutto ciò che può portarci a livello di mineralità e di microorganismi, il vulcano, perché poi quella è davvero la caratteristica che poi all'interno della vigna riesce a dare una differenza sostanziale rispetto ad altre zone d'Italia. La vendemmia viene fatta a fine settembre, solitamente quando le uve ormai sono decisamente mature. La fermentazione viene fatta in acciaio con lieviti indigeni, l'affinamento poi viene invece passato a legno francese. Andiamo nel bicchiere e vediamo come questo vino ci propone le sue caratteristiche. Il colore mi piace molto, amici miei, è molto interessante vedere quanto sia scarico questo rosso rubino con una forte tendenza a note granate, non solo sull'unghia, ma anche nel centro del bicchiere. Nonostante siamo di fronte a una 2018, quindi un'annata giovane, è interessante come il nerello mascalese si esprima nel bicchiere con un colore che è decisamente scarico. Al naso il vino ha una bella intensità e anche una bella complessità. La nota di frutta mischiata alla nota speziata è, diciamo, un mix intrigante. C'è anche una parte floreale e poi una parte leggermente balsamica. In qualcosa è molto interessante, perché questo nerello mascalese in qualcosa mi ricorda anche il Nebbiolo. In bocca l'apporto tannico è inferiore, ad esempio rispetto a quello di un Nebbiolo giovane di pari età, ma il tannino comunque c'è, non è troppo ruvido, anzi si mischia bene in mezzo al palato con le altre caratteristiche, è come se il vino fosse già molto ben equilibrato anche da giovane. In qualche modo all'inizio parte in sordina e poi invece allunga proprio in mezzo al palato e chiude con una bella lunghezza. È un vino importante, di medio corpo, non esageratamente strutturato, ma la caratteristica che mi piace tantissimo e che mi fa propendere con diversi tipi di abbinamento è proprio questa sensazione di mineralità che permette sicuramente alla beva di scorrere giù con una leggiadria senza paragoni. Questi sono i vini, amici miei, credetemi, che permettono all'Italia di competere coi francesi. Secondo me sono fortemente convinto che i vitigni autoctoni siano il futuro per i prossimi anni dell'Italia vitivinicola. Lì c'è da investire tanto in termini di comunicazione, ma soprattutto c'è da fare grandi prodotti. Benanti non fa grande fatica, o meglio, io credo che la faccia assolutamente a coltivare le vigne sull'Etna, perché è un lavoro duro, ma diciamo che il suo talento lo aiuta a proporre sul mercato vini veri, vini che rispecchiano il terroir e che ci fanno divertire moltissimo. Mi raccomando, amici miei, fatemi sapere come lo trovate questo vino e soprattutto con quale tipo di cibo lo abbinereste. Date un'occhiata al pecorino, perché secondo me qua fa boom, e ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Viva l'Etna!